questa ricerca che abbiamo condotto è stata condotta, come dicevo, assieme a Dispo su 600 circa individui. Italiani che erano collegati, sono collegati a internet, per cui siamo partiti da una base rappresentativa della popolazione italiana collegata online. Quello che abbiamo visto è che la maggior parte effettivamente compra, l'84% degli utenti online italiani hanno acquistato almeno una volta negli ultimi 12 mesi, solo il 2% si è ritenuto insoddisfatto degli acquisti online, quindi abbiamo una buona soddisfazione degli acquirenti italiani. Dal punto di vista della profilazione dell'utente, ha circa 34 anni, tipicamente ha una laurea e come lavoro o è un impiegato insegnante o è uno studente. Perché gli italiani comprano su internet? Il prezzo economico è il motivo indicato dal 73 quarti del campione e dal 41% come ragione principale, quindi il prezzo più economico. Infatti questo era un tema che volevamo discutere con voi oggi. Altri motivi per acquistare online, la comodità di acquistare senza uscire di casa, 60%, la velocità d'acquisto, 44%. Poter acquistare prodotti non reperibili nei negozi, 39%, la possibilità di confrontare il prodotto con altri, 34%, la possibilità di acquistare prodotti non disponibili in Italia, il 22%, i commenti al prodotto lasciati da altri utenti, quindi la possibilità comunque di vedere cosa sta succedendo online da parte di altre persone. Per quanto riguarda la spesa dell'italiano online, il 60%, il 67% del campione ha dichiarato che spende fino a 500 euro ogni anno online. Poi questa è la maggior parte delle persone, quindi online spende fino a 500 euro. Se andiamo a vedere le altre porzioni del campione, vediamo che il 19% non spende più di 100 euro all'anno. Il 23% spende da 500 a 2000 euro e l'8% arriva a spendere più di 2000 euro l'anno. Per quanto riguarda i fattori che incentivano la scelta d'acquisto su un sito rispetto a un altro, vediamo proprio come anche la gamma abbia un valore. Tuttavia entra sempre come fattore principale indicato dagli utenti il prezzo più basso, indicato dal 66% degli acquirenti. Ovviamente questo fattore è un fattore che è diverso nei vari settori, come abbiamo visto, però sicuramente è quello che rimane più in mente alle persone come discriminante tra siti. Poi abbiamo le offerte speciali, la facilità del processo di acquisto, il numero di prodotti disponibili, e qua entriamo in una considerazione più generale che abbiamo visto sui siti di successo, e che tendenzialmente hanno una gamma infinita, quello che chiamiamo gamma infinita. Riuscire a coprire tutto il settore, tutto il bisogno del cliente è sicuramente una delle armi vincenti che hanno caratterizzato i successi che vediamo online.